dire, ho avuto modo di parlare anche ieri, l'ho fatto, diciamo, senza alzare i toni, perché questo non è il momento per alzare i toni in nessun caso, dicendo quello che penso. C'ho questo difetto di fabbrica, io che tendo a dire quello che penso quasi sempre, a prescindere, diciamo. E cioè che capisco tutto, l'urgenza, l'emergenza, la fretta, però così non si può fare, perché ci sono delle cose come messaggio che trasferisci a un paese, a un territorio, a cittadini e cittadine che sono già drammaticamente provate da questa vicenda drammatica che è la pandemia, che torna così potente su tutti e tutte noi, che richiedono, oltre al curriculum, che io non metto in discussione, non è mestiere mio, ci mancherebbe altro che lo facessi io, richiedono però anche una accortezza, una delicatezza nelle parole, una cura. Che evidentemente in questo caso c'è, io penso, ripeto, che così non si può fare, perché poi c'è un'altra grande questione che riguarda Scusi, no, giusto per la capire, fra 2 anni, storia. perché lei è il secondo esponente politico che stamattina mi dice questa cosa, mi ha detto anche Cooperlo prima, che secondo lui, insomma, non va bene per niente. Lei crede che c'è la possibilità che venga rimosso Zuccatelli? Io ho chiesto che ci sia un intervento, io non decido, nessuno mi ha chiesto un parere, quindi diciamo, non ho avuto modo di farlo neanche prima. Me l'avesse chiesto e avessi avuto modo di criticare, ma siamo sicuri, funziona, a posto, perché forse in territori particolarmente sofferenti sul piano delle strutture statuali, del sistema sanitario, e badate, quella sofferenza non è colpa dei cittadini. C'è una Certo, certo. certezza che la colpa non è dei cittadini, di qualcun altro. Quindi in alcune realtà ci vuole un'attenzione ancora più grande di quella che si ha.